voi volete fare shopping, non trascinate questi poveri uomini che poi mi diventano frustrati, si addormentano sulle poltrone, non ce la fanno più, stanno lì ad aspettare ore e ore che noi ci proviamo i vestiti. Voi pretendete con questa scusa, siccome loro si annoiano, un po' di sana libertà. Perché un rapporto, se non c'è la libertà, non, secondo me, non c'è neanche amore. Io sono una persona molto poco gelosa, grazie a Dio. Quindi, ragazze, prendetevi un'amica e andate a fare shopping con lei. Lui ne sarà felice e se diventa geloso, voi potete sempre dire: ma l'ultima volta ti sei lagnato, rognato, ti sei addormentato, scrivevi agli amici disperato che non ne potevi più, hai fatto anche un video su YouTube dicendo che questa cosa era terribile. Prendetevi un'amica e andate lì. E nel caso, se volete tradirlo, usatelo come scusa. Io non consiglio a nessuno di tradire nessuno, capiamoci, non voglio prendermi responsabilità, però pretendete un po' di sana libertà, che la libertà è tutto. Quindi vorrei ringraziare mio cugino che mi ha dato l'ispirazione per questo video e vorrei mandargli un bacio. Ciao Marco. E volevo proprio dire questo: pretendete la libertà e andate a fare shopping o da sole o con un'amica. Io personalmente, per esempio, la maggior parte delle volte vado da sola perché ho i miei tempi e non voglio nessuno che mi stressi. Però se una persona è particolarmente tollerante, posso fare le compere con lei. Quindi shopping con le amiche, non trascinate i mariti che si rompono le balle. Se i mariti protestano perché sono gelosi, voi dovete fare una cosa molto semplice, ragazze, secondo me. Fare la fotografia della loro faccia dopo 3 ore di shopping e dirgli: allora, o l'amica, oppure vieni tu e fai di nuovo questa faccia qui. Tra l'altro, non lo so, io credo che bisognerebbe lasciare ognuno una quantità di libertà pressoché illimitata, perché secondo me spingi al tradimento. Cioè, a me proprio, non so come dire, forse sarà che sono dispettosa per mia natura o vendicativa, non lo so qual è il mio problema, ma se uno mi dice: non guardare questo, non guardare quell'altro, non guardare quell'altro, la prima cosa che mi viene in mente di fare con la mia testolina marcia, perché sono proprio dispettosa, è di guardarlo. Ah, l'hai guardato? Sì, l'ho guardato, perché tra l'altro me l'hai segnalato tu, grazie, eh. Eppure anche figo, devo dire. Quindi, cioè, dimmi, io no, non guarderei più di tanto. Sì, certo, se uno arriva ed è Brad Pitt, noto che è un gran pezzo di gnocco, complimenti a mamma. Però più di tanto non riesco neanche a essere particolarmente infedele. Però se volete farmi diventare infedele, rompete il cazzo sulla gelosia e sarete accontentati. Un bacio e diventate più ragionevoli.